Buongiorno a tutti, noi del BookBlog siamo qui con Margherita Oggero che ha deciso di rispondere ad alcune domande riguardanti la sua persona e il suo ultimo libro, Perduti tra le pagine. Allora, in questo libro, che non spoilerò perché qualcuno magari lo vorrà leggere, lei racconta di tre famiglie che perdono i loro figli al Salone del Libro. Queste tre famiglie sono particolari, ci spiega perché? Beh, intanto le famiglie non sono al Salone del Libro, i bambini sono stati affidati uno a una babysitter e due vanno all'asilo, quindi sono venuti al Salone insieme con le loro maestre. Però sono tre bambini che in qualche modo perdono loro i figli, perdono per poi ritrovarli naturalmente, perché i bambini in realtà ce l'hanno in qualche modo con i genitori o con gli adulti in generale, e quindi la loro è una fuga sostanzialmente, è un atto di ribellione nei confronti degli adulti. Bene, e adesso ci racconti qual è il libro che non ha mai scritto ma che avrebbe voluto scrivere? Questa domanda mi è stata suggerita da una sua collega per sorprenderla, glielo dico. In effetti è una domanda, mi piacerebbe scrivere un libro di rapporti difficili interpersonali tra persone di una certa età, tra persone diciamo vecchie, per far capire come in fondo la vita non insegni poi tantissimo, nel senso che si può essere carogne anche da vecchi. Bene, e come ultima domanda le volevo chiedere per quando dobbiamo aspettarci un ritorno di Camilla Baudino e in che veste? Allora, Camilla Baudino torna in autunno in televisione con 6 episodi che sono però questa volta ambientati a Torino, quindi l'ambientazione è torinese, non più romana. Quindi molto più fedele al libro. Certo. E poi probabilmente nel 2014 o all'inizio del 2015 di nuovo in televisione. Bene, noi la ringraziamo per la disponibilità, da BookBlog è tutto.